Ti orbita attorno. Sì, ma non ce l'ha il terzo livello. Dicevi? Madonna santa, io non mi devo più fidare di te. Puttana Eva! Dai, non posso farla così. Ok, un presciume. Oh! Ma che seriamente? Ah! Ma che sei scema? Ma che sei scema? Ci muoio, io lo so. Vaffanculo! L'ho detto. Oh, oh, oh. No. Come fa? Oh, vabbè, se vuole. Ho visto qualcosa fuori da me. Ah! Che pazza! Tu madre! Ma vaffanculo! Famo scherzo. Mali mortacci! Io Vince, grazie. Allora scendi le scale. Ma ce l'avevo in faccia. Cazzo, ma dimmelo che sta per la maglia di Dio. Dice che Ghostface non mi sento niente. Potrebbe essere, sì. E c'hai ragione, è Michael. Vedi. Sulle scale con lui. Oddio, io scendo, mamma. Non ti vedo, dove sei? No. Cos'era? Cos'era? Ha preso sto suono. Va bene, ha preso l'aereo a posto. Oddio, che cazzo era? Ma che è quello schifo immenso? Ma che mi fai schifo, ma levati per favore! Ah! Oh! Cristo, io non ho fatto un fiato! Uccido! Uccido tutti! Thank you.
Ma buonasera, buonasera, come la va, come la va, come la va? Ciao Paolo, ciao Dartino, ciao Vince. E niente, inizio tardi, scusate ragazzi, però ho avuto un contrattempo. Mi hanno praticamente sequestrato per un paio d'ore. E niente, comunque come state ragazzi, come va? Intanto direi di fare il quiz del giorno, anche se siamo tre così ci sbrighiamo ragazzi, perché voglio iniziare Visage. Spero che giri bene, ma dovrebbe girare bene. Quindi facciamo il quiz del giorno. E il quiz del giorno è: viene intagliata per la notte di Halloween. Dai, è facile. È molto, molto facile. Paolino, Paolino vince la zucca. Paolino vince, è stato il più veloce. Bravi, bravi, bravi tutti comunque. E lo facciamo qui. Scusate ragazzi, devo andare un po' di corsa. Sì, 98. E guarda dove andare a finire. Aspetta. Aspetta. Ok. Comunque, come state, ragazzi? Oggi non avevo molta inventiva proprio. No, perché sto cercando. Cioè, oggi l'ho fatta proprio al volo. Scusate. Comunque, come state, ragazzi? Come state? Spero bene. Spero che vada tutto bene. Io sono un pochino. Un pochino agitatella. Sì, è il tuo nick in sovraimpressione. Sul culo impressione. No. So se ve la ricordate la cosa di Fantozzi. Io direi di iniziare un po', che ci facciamo una bella partitozza fino alle 8 magari. Ciao Igor, ciao Igor, come stai? Ci facciamo una bella partitozza fino alle 8. Vediamo un po'. Ehi. Ciao Sin. Sul culo impressione, sì sì. Ok, ci siamo. Bene. Aspettate un attimo che mi deve far fare... Giochiamo. Dammi un secondo, mi sa che ho abbassato troppo il volume di questo. Sto al massimo. Ok. Ragazzi, questi mi hanno detto che questo è un gioco veramente, veramente pesantino, un cicciottino. Ma se io non sento niente. Io però l'ho abbassato in modo giusto, perché sennò ci spacca le orecchie. Spero bene. Hall of Fame? Cos'è l'Hall of Fame? Si vede bene, ragazzi. Mi pare che si veda bene, vero? Tutto bene, signino. Tu come stai? Allora, salve, salve. Sì, signino, boh, l'ho scaricato tipo 10 anni fa sul vecchio shell. Che cosa, oddio. Ehi. Ah, ma così si aprono le porte? Bello. Che figo. Ah, guarda, se te li lontani sono tutti tipo mezzi marci. Quando ti avvicini invece si vedono bene. Scusa. Vedi? Bello. Vediamo com'è questo. Ho rotto tutto. Questo poretto è rimasto zombino pure nella versione normale. Guarda questi. Carina come cosa. Però mi sa che la musica è bassa. Ok. Mi sono precipitato qui dopo aver visto un bel faccino su Telegram. A proposito, devo vedere il video che mi ha fatto Paul. Perché oggi con tutte le cose che ci ho avuto da fare non l'ho visto. Aspettate, voglio vedere. Wait. Allora, torniamo al menu principale intanto. Aspetta. Sti video abbasso, perché sennò il copyright mi ammazza. Lalalala. Ma che figo. Chi è il ragazzo che parla con gli Slenderman? Ah, è Diego. Va bene.
Ok, ok, scusate ragazzi. Oggi ho rimandato un sacco di volte, me ne rendo conto e mi dispiace un sacco, ragazzi, però appunto ho avuto un imprevisto. Però ci siamo, ci facciamo una bella partitina a visage. No, perché ti banno? Ma l'audio è basso, raga. Molto in voga. Cioè, basso l'audio. Aspetta un attimo. Ma sì, ma magari facciamo una notturna un giorno di questi, eh? No, raga. Oddio, già solo sento alto. Scusate, scusate, scusate. Abbasso un pochino. No, ma c'è una donna lì. Cioè, ma cominciamo così? Questo mi ricorda molto The Beast Inside, però, che cominciava così, eh. Dio, che faccetta. No, non piangere, piccolo angelo. Sì, anch'io, signino. Ma no, c'ha la puntina rossa, quindi è una pistola giocattolo. Non credo che sia una pistola giocato. No, cazzo, ce ne sono due. Ma è un bambino quello. Aia. Ciao Liz. E niente, piscia sangue. Ma quanti, quanti. No, c'è una bimba. Eppure questo fatto. La bimba è piccola. No, da, ma dai, ma anche la bambina. Ma sei un mostro. E si è sparato lui. No, ma tanza. Non era un giocattolo. No, non era un giocattolo. Ma una mattanza! È burdissimo! Bene, ci siamo risvegliati in un bagno pieni di sangue o di catrame. Ma penso che sia sangue. Grazie per aver giocato, bellissimo, è stato molto intenso. Oh, guarda come si vede bene. Raga, io non ci credo che riesca a giocarmelo così su, su Twitch. Guardate come si vede bene, come, come non scatta, come è fluido. Sto godendo internamente. Io ho paura che lo devo alzare un po' di più. Perché in fondo mi sembra che l'audio è abbastanza bassino. Perché no? Questa stanza contiene tutti gli oggetti che rappresentano i tuoi progressi di gioco. Questi oggetti verranno raccolti in modi diversi, incluso al termine di un capitolo. Una volta raccolti appariranno automaticamente nella stanza di avanzamento. Quindi è loop sta roba, no? Capito? Aspetta un attimo. C'è un dubbio. No, aspetta. Alzo direttamente dal mixer. Cioè l'audio è inesistente. Ok. Sembra una specie di espositore, ma è vuoto. Sì, ma è abbastanza pesantino, mi hanno detto, eh. Nel senso, è abbastanza paurosello.
Sì, è ottimizzato da Dio. Cristo. Come partiamo male. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Ok, aspettate un attimo, devo mettere i sottotitoli, eh? Perché è disattivato? Vabbè, praticamente dice, sono 3 settimane che non ti vedo uscire da casa, mi chiami per sapere se va tutto bene? Rose. No, che odio però le cose così. Non saprei, Eric. Però non riesco a giocarci personalmente. Sì, avevo questo problema anch'io qualche anno fa, sai, Race? Le sigarette. Uffa. Cos'è tutta sta roba? Questo orologio mi ha sempre inquietato. Guarda come gira bene qua. Ancora non ci credo. Sono delle gru. Bimbo. Però io al telefono avevo visto che c'era un biglietto. E da tanto che non esci la prenderei a calci in culo. Lasciamo perdere, ma. Ci sono dei lumi. No, non vai. Sto bene a casa mia, non mi rompete la minchia. No, vabbè, però dico, stai bene, non ti abbiamo visto manco fa la spesa. Cioè, a meno che non campi di delivery, amore mio. Perché no? C'è qualcosa qua dentro? No, è una scatola. Perché mi fai vedere una scatola? Non si apre. Perché c'è sto rumore strano? Senti, io lo alzo al massimo, non si sa mai. Se ci partono le orecchie è colpa del gioco. Niente gatto. Ti serve chiave con attaccato uno specchietto. Il livello di sanità del tuo personaggio influisce sul tuo gioco. Restare troppo a lungo al buio ridurrà il livello di sanità del tuo personaggio. Tale livello è indicato con un'icona a forma di cervello che si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Bene, voi non lo vedrete. Se l'icona è visibile chiaramente, significa che la tua salute mentale del personaggio è molto bassa e potrebbero accadere eventi pericolosi. L'icona a forma di nuvola rossa appare quando ti trovi in una situazione di stress psicologico, che a sua volta riduce il livello di sanità del personaggio. Del tuo personaggio. Cristo! Gli eventi paranormali si verificano in modo casuale nel corso del gioco. Impara ad identificarli poiché ostacolano il tuo cammino e riducono drasticamente il tuo livello di sanità mentale. Il livello di sanità mentale del tuo personaggio influisce a sua volta sulla frequenza di comparsa degli eventi paranormali. Che bello. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando, Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we've got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Johnson. No, quello è John Cena. Prendi questo oggetto per iniziare un capitolo. Per poter iniziare un capitolo diverso dovrei prima completare questo. No, nulla, non adesso. Voglio fare la lampadina. Nenina, tesoro, scusa per prima che mi hanno chiamato, mi hanno sequestrato. Perdono. Non ti ho salutato prima, sono stata stronza. Ma la lampadina?
Oh. Elettricista alle prime armi, che bello. Ah ragazzi, a proposito, c'è il Game Pass a 1€ in questo periodo, quindi io direi di approfittarne perché potete giocare un sacco di bei giochi. Capito Xbox, ti sto facendo pubblicità, se mi vuoi regalare un abbonamento di un anno non è che mi faccia schifo, eh. Oh, io ci provo. Le pillole agiscono da coadiuvante per la salute mentale del personaggio. Sono essenziali per la tua sopravvivenza. Quando il tuo livello di sanità è estremamente basso, rappresentano l'unica soluzione per farli rinsavire. Ero contenta che eri con me. Sì, io mi stavo divertendo a guardarti, però poi è successo cose. Grazie per la pubblicità, Ledina. E di che? Ma che sia un abbonamento vero, non come quello mezzo farlocco di Stadia, eh. Ma Microsoft non regala un pippolo, vero? A me ha regalato 20 euro di shop in 10 anni di account. Oh, te pare niente? C'è chi manco quelli. Pillole. Un rasoio. Uno specchio rotto. Ehi, ehi. Apriti. Apriti, specchio. Non c'è niente. Ah no, la porta questa. Io volevo aprire questo. Quindi posso trovare anche le candele? Raga, io c'ho paura, non voglio che magari metto un po' qualcosa da un angoletto. Vi prego, non mettete così, eh. Ehi. Ah! Perché si è girato così? Perché si era girato così? Monnina! Beh, la lampadina non funziona. Esci, 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 esci! E magari, Monnina, magari! Ragazzi, iscrivetevi alla ruota, vi prego! Oddio, 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 oddio. Vince, fai gli sciotini, per favore! Non so perché, ma non mi piace tutta questa cosa, ragazzi. Il fatto è che non c'è una musica, è tutto silenzioso. Io morirò di infarto, me lo sento. Ho visto qualcosina da Seraph, ma io questa parte non... Cristo. Ma tanto per iniziare il capitolo devo andare di sotto, immagino. Questo disegno è un panda. Prendi questo oggetto per iniziare un capitolo. No, aspetta. Oggi li vedo più Vince, ieri più Sirio. Che ci devo fare? Fa così. La grafica è bassa, ragazzi, per tanti versi, però accontentiamoci. Sì, è Visage. Io so già che me la farò sotto oggi. Posso un far tappe sta cazzo di pianta. Mio. Ah, che belli gli specchi che non riflettono. Ma se io li volessi mettere in inventario? No, eh.
Ho due pillole, non ho paura di usarle. Seravol! Ciao Seravol! No? Senti, io vado giù a fare la cosa della... ciao Rob! Ciao Rob! Vado a fare la missione della stampella. Tutto bene, tu? Come stai? Cos'è sta roba? Chiavi? Chiavi spezzate? Perché chiavi spezzate? Ma si apre. Bene. Qua l'ha chiuso, abbiamo detto, eh. Come state, ragazzi? Vabbè, facciamo questa. Gli occhi onniscienti. Tutto a posto, è ottimo, ottimo. Ragazzi, non so che devo fare. Che devo fa? Oh Cristo! Mi sono paura di avere il pugno! Benissimo! Ah, una chiave! Nel gioco troverai due tipi di oggetti, gli oggetti chiave e gli oggetti dinamici. Gli oggetti dinamici vengono conservati, quando possibile, nell'inventario dinamico e in genere possono essere scartati. Gli oggetti chiave sono essenziali nel tuo per il tuo avanzamento del gioco e vengono conservati nell'inventario chiave. E io non posso morire d'infarto così comunque. Aspettate un attimo che non so qual è l'inventario dinamico. Hai capito? Io li volevo vedere... Non c'è l'inventario di niente. Ah. Ma ce l'ho la chiave dell'inventario. Sì, la chiave dell'inventario. Ok. Ragazzi, fate la ruota. Gli accendini sono utilizzati come fonte di luce minore per esplorare la casa e hanno una durata limitata. Questi oggetti non contribuiscono a ridurre il tuo livello di stress psicologico. Se rimani al buio solo su un accendino acceso, il tuo livello di sanità mentale diminuirà e possono essere usati anche per accendere le candele. Ok, ok, tutto bene, tutto ok. Siamo scemi? Un interruttore, Dio buono. Non ti attaccare mai più. Ma ce l'ho la chiave. E sei scemo. Sì, che era tutto ok. Quasi. Madonna! Questo cambi. Quella tazza è vuota, che peccato. Va bene. Cioè, mo, però dalla una lava dalla cucina, non è per niente. Io lo toglierei da lì. Che fastidio però. Oh no! La matriosca, quella di Ghost Hunter. Ma?
è da qui, no, da Obsidio, scusate, no, dico Stunter. Quindi è da qui che hanno preso l'idea della matriosca. Sì, ma che zozzume, amore, questa è veramente la parte horror. Ancora! Mamma mia, che ansia terribile. È tutto slow motion. Non ce l'ho le candele. Ma perché io devo andare qua sotto? Ma io non l'ho preso l'accendino, eh. Mi sa di no. No. Culo. Assolutamente culo. Ho fatto a ricordarlo sta. Non mi piace che io sento tipo una sorta di sospiro. Niente. Ma se io lo... Oh! Vaffanculo. Ma se io volessi accendere la luce? Oh. Come faccio a accendere l'accendino? No! Ninina! Ah, ok, così. No, raga, non mi piace sta cosa. The toys back in their place, no yelling. Oh. Raga, perché c'hanno i giocattoli pure di sotto? Evito, voglio evitare di rimanere troppo al buio, giuro. Sono al buio, vedi? Io sento dei rumori, non mi piace sta storia. Ho aiutato. Uffa. Accendino, non ho paura di usarlo, ok? Dio, che fastidio. Che c'è, una spatola qua dentro, sì. Il bagno. Devo farmi, ho capito. Perché Serafo aveva una fotocamera l'altra volta? Oh, ti apri!
avevo visto dei giocattoli lì. Storage room. Se lasciati indietro gli oggetti dinamici che sono essenziali al tuo avanzamento del gioco si rigenerano nella stanza di avanzamento situata nel seminterrato. Ok. Ok. Io ancora lo devo capire sto gioco però, eh. La madonnina. Chi è questo? Dimmi un secondo. Posso aprire anche che si... Oh, la candela! Madonna. Ok, le candele... Piglia sta candela! Piglia sta candela, senta a me! Giocattoli! Ho una candela con me! Ciao Flame! La lascio un attimo lì per il momento. No, tranquilla, abbiamo cominciato da poco. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Dai che dobbiamo arrivare almeno a 10 per fare l'estrazione. È scarico? Ma come scarico? Perché si scarica? No! Che stai scherzando? No! Ma scherzi? Io... Che vedo io così? No, 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 no. No, tu stai giocando. Oh, e ficcate! Mica ho capito come si usano queste cose. Boh. Raga, io non ci torno su. E dice sì. Ottimo. Ottimo Flame. E dice sì, fesse sor. Ok, grazie Paolino, un bacione. Ma che devo fare io in sto gioco? Mica l'ho capito. Vince, tu sai che devo fa? Una TV? Beh.
lasciato troppo cervello, serve. Bello quando è così. Può essere? Voglio tenere videocassette, ma io videocassette non ce l'ho. Boh. Solo questo. Oh, oh, non mi piace. Ciao Bracco! Ciao Bracco, come stai? Perché c'è una tazza a terra? Ma pure i piatti zozzi qua dentro, ma che schifo che fa sta gente! Fortunato, può usare lo sconto. Perché poi vi rendete conto che ci stanno obbligati a cambiare i televisori? Madonna, che rabbia sta cosa. Allora, ha detto che nel seminterrato c'era un oggetto. Ciao Seth! Ciao Jacopino, come stai? Lo facciamo uno shoutin anche a Jacopino? È molto chiara questa cosa. Ok, le chiavi del garage sono nei jeans, nella lavanderia. Ok. Ragazzi, fate la ruotina, mi raccomando. Come stai, Jacopino? Io pensavo fosse un gioco lineare, sai, con una storia. Non mi sta dicendo molto. Oh, ecco. Non c'è. Madonnina volante. Cioè, ma meno male che non ci ho speso troppi soldi. È lenta a carburare. Cioè, ragazzi, io stavo aspettando di portarlo perché era un po' troppo costoso. Cioè, lo vedevo sempre sui 30 euro. Ho detto, non mi quadra. Aspetto che scala sto prezzo. E invece non calava mai. Oddio. Oh. La lavanderia, i jeans. Questi non sono i jeans. Quindi... sembra un bel gioco. Devo dire che sembra un bel gioco, però non so. Da me è carino il tempo. Sì, dai, diciamo carino. Devo trovare una chiave. Dovrebbe essere la chiave del garage. Targhetta garage. Vince, ma Serafo sta a lavorare? T'ho detto niente. Ah.
È per strada ora, ok. Facciamo un momento cultura. Allora, trick or treat è l'usanza dei bambini di passare di casa in casa per richiedere dei dolci. Ma non è sempre stato così. Questa usanza risale al Medioevo e si rifà alla pratica dell'elemosina. Il giorno di ogni santi, infatti, i mendicanti andavano di porta in porta ricevendo cibo in cambio di preghiere per i cari defunti. Cosa carina. Vedete quante cose si imparano. Cosa che non si sospettavano nemmeno. Sole con circa 20 gradi. Qua ne fanno 21, ma si sta di un bene. Se non esci sembra estate, però fa freddo, è vero. Anche qui. Però io penso che al sole si stia di un bene. No. Che ha buttato giù? Sono giganti ste scarpe, ma chi è? Piedone, mamma mia. Bello sto gioco, per carità, però boh. Ma non sto al buio, non rompere le aspelotas. No, aspetta. Ah, ho perso l'accendino. Cazzo, raga, ho perso l'accendino. Due gatti che ti riscaldano. Oh, che cosa carina. Che è sto rumore? Oh, 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 oh! Smettila, eh! Che è sto rumore? Ah, oh, i gatti si è beccato il bacetto. Mamma. Come si spegne sta roba? No, mamma, giuro, non volevo. E ce l'ho la chiave grazie. Penso che io sapevo una versione diversa dell'origine di Trick or Treat. Quale? Ah, ma sono riscaldato. Ma io non stavo nel garage. Cioè io stavo in una sorta di bagno quando sono uscita da qui. Oh. Cioè non ho capito. Cioè io mi sono fatta sto giro perché? Cioè che devo fare? Allora, guarda qua. Motosega, sì. Io
Certi pensavano che in questo periodo si sanciva l'inizio dell'inverno, passeranno le fatine a fare i dispetti e allora le offrivano del cibo per tenersele buone. No, io non la sapevo questa. Ma chi l'ha chiusa sta porta? Portacci tua. Dobbiamo leggere dietro. Se avete bisogno di qualcosa nella stanza dell'elettricità, andate nell'ufficio di vostro padre, al piano superiore, ok. No, cazzo, mi sta bene, No, non fa niente, tutto ok, ci mettiamo la luce. Tranquillo! Non lo so nemmeno io, Seth, è quello il problema. Elettrici. Ah, Cristo! Io non posso far tappo i miei stessi giochi. Che bello! Ma ha spinto tutte le luci. Ecco, il problema del dolcetto è quello. Ah, che? Io ho fatto così. A caso. Perché sta musica? No, niente, non si è spaventata. No, un pelo giusto, giusto un pelino. E apri. Se li giochi tu li guardo. Bene. Dice tanto faccio io da cavia. John e me. Ciao John. Sara e papà. Ok. Quindi John e papà. Le luci non si accendono manco per il cazzo. Sta bambola non mi piace. Si accende.
cos'è? Un orsetto di legno. Ah! Cristo! La Madonna! È tutto sotto controllo. No! Queste musiche, mamma mia. Ma dove sono? Certo, mette quel cacchio di robo laggiù. Ah, Dio! Cos'è? Che papà beve, eh? Zozzone. Mi avete rotto il cazzo con queste musiche, però, eh? Un accendino. Mio, mio, mio. Se l'è castrato. Non ci casco più. Wow. Perché si sta impanicando? Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Devo andare all'ufficio di papà al piano di sopra, ok? Per prendere la chiave del quadro elettrico. È proprio quando non ci caschi più, è vero, è vero. Dov'è l'ufficio del padre? Cristian Vieri! Stai diminuendo velocemente? No, tesoro, no. Ma noi siamo vicini alla luce. E smettila! Vedi? Tutto sotto controllo. Dov'è l'ufficio del padre? Mi non capito. Che fa il campanello? Ah, Cristiano! Ciao. Secondo. Ok, no. Ma anche quante madonne sto tirando. Ha osato cercare. Cristo. Ciao Nick. Non è possibile, sto fatta per la qualunque. Perché si salva? Grazie Paul. Andiamo bene. Ha osato cervare un ucciso del re. Dio è salvato. Che si scivo. E io devo tornare giù. La candela, immagino, eh? Sa. No, non è qui. Oh, cazzo, aspetta, aspetta. Non lo metto qui.
Aspettare un attimo, sanità mentale. Pardon. È difficile starmi dietro, è difficile starmi accanto, ma starmi sui coglioni è veramente un attimo. Questo non mi ha fatto paura. Una lampadina. Un accendino. Pasticchine. Tanti accendini. La cosa non mi, non mi piace. Serafo! Ma grazie, Serafo! Come stai? Come andate al lavoro? Ok, ok, ok. Aspetta, posso... Mi sa che l'ho finito io. No, non questo. Questo. Ok. Quindi lascio questo. Serafo, ma io non so che devo fare. Vero, è carino. Ok, che io non voglio accendere. Mi sto a cagare sotto. Basta come risposta. Ma io sto a fare il capitolo, quello là della stampella, ma non so come fa. Cioè non so. Va bene. Non so cosa devo fare. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Vince? Ok, attiviamo Dixper. Ci sto. Però disattivo quelli di DBD. Ragazzi, per chiunque abbia la sub, ha diritto a una crate gratuita. Datemi un secondo che accendo Dixper, eh. Lo disattiviamo un attimo questo. Facciamo visage. Ok. Datemi un secondo, ragazzi. Chi è che va? Ciao tesora, un bacione, buona giornata. Sì, sono le crate. Chiunque alla sub ha diritto a una crate gratuita ogni 30 giorni. Quindi divertitevi, c'è Dix per aperto. Con cui mi potrete spaventare. Ma poi vedrò di mettere altri jumpscare, ragazzi, eh. Stanotte ci lavoro un po'. Sì! Ma grazie! Grazie, Serafo! Allora, sono pronta, sono carica. Lo sgabello è stato riposto nel ripostiglio. Ah, questo sgabellino qui, ok. Due dolcetti, sì! Ok. Oh! Luigi! Aspetta, aspetta che me lo segno! Grazie, Luigi, la ride! Com'è andata? Che hai fatto di bello? Super Monkey Ball! Ah, carino quello! Ci ho giocato una volta su 3DS, mi pare, o su PSV, non mi ricordo.
Grazie Tails per il follow. Grazie mille. Sara Squirrel, ciao cara. Ah, ok, un accendino. Ragazzi, io non so se conoscete questo gioco, ma io me la sto a fa sotto. Con tutti i minigame. Ah, mi sa che poi ci faccio un pensierino se prendermelo. Però con Moro stavamo vedendo che c'era un giochino che vorrei portare, che si chiama Mitopia. Niente, sarà proprio grazie. Grazie mille. Comunque ragazzi, se volete ci sono i pacchetti di Dixper. Non guardate che c'è scritto TBD perché devo cambiare l'avviso. Però ci sono dei pacchetti jumpscare con cui appunto vi potrete spaventare. E ogni chiunque ha la sub ha diritto a una crate gratuita. Altrimenti costano grazie Paul. Altrimenti una crate costa 1 euro, 4, 3 euro e 10, 6 euro, 7 euro mi pare, o 6 euro, non mi ricordo. Comunque grazie per l'host. In più fate la ruota, che così sostenete il canale in modo totalmente gratuito. E scusate, perché c'è un fumetto? E se siete fortunati vincete qualcosina. I vicini. Ci ho fatta la ruotina. Grazie Luigi. Ragazzi, io non... E Maria. Non so quello che devo fare. È molto complicato come gioco. Infatti me l'aveva detto Liquidino che sarebbe stato parecchio complicato. Almeno da capire, la prima ora tipo giravi a buco. Infatti è quello che sta succedendo. È passata già un'oretta da quando abbiamo cominciato. Io in genere inizio alle 3, per chi è nuovo del canale. E... però oggi ho avuto un contrattempo, ho iniziato dopo. Penso che nella stanza quella lì devo fare qualcosa, ma non lo so. Qua ci stanno le candele. Qua ci sta un'altra lampada. Ho visto male. Possibile che io non posso trovare una chiave qua dentro? Non è chiaro, sto andando molto a tentativi. Io mi aspettavo una storia, un... come si dice? Un gioco lineare. Invece no, mi sono trovata un try and error. Non sembra accio. Tanto ottimizzato da Dio. Di quello non mi posso lamentare assolutamente. Però il fatto è che non so che devo fare, non ti dice chiaramente. Ti dice praticamente che tu devi trovare un oggetto, da lì inizia un capitolo, ma non sa quello che devi fare. Cioè io adesso devo andare a prendere lo sgabello che sta nel seminterrato perché mi serve, giusto? Il re del Cristo e Dio, che paura. Cazzo di paura. No. No. Ok. Non puoi usarlo qui. Perché no? Non si accende. Il re delle bestie. Però mi ricordo che qui c'era un... Ledina, non avere troppo, un po' troppi alert infartanti. No, no. E questo è il bello. Non bastano mai.
Questa lampada non è rotta, quindi posso anche accendere. No, noi accendiamo tutto. Oh. No, Nick! Non so assolutamente quello che devo fare, è un po' frustrante sta cosa. E giustamente non puoi usarlo qui. Le matriosche. Ah, queste sono quelle che ho trovato io, ok. Cedina anche a Memento. Ma poi tu sei riuscita a ricollegare Twitch e YouTube per ricaricare le live? Devo ancora vedere oggi. No, non ci sono riuscita. Non so perché poi. Io le scarico e le ricarico. Non posso fare nient'altro. Bene, mal d'orecchio a parte, mi dispiace. Hai messo le goccine? Quelle danno molto sollievo. Okay. Non so assolutamente che devo fare. Cioè, vai in giro simulator. Niente, niente, mi dispiace. Dove posso trovare la chiave con lo specchio? Correttamente, mi fai scherzetti. Niente, allora io vado giù. Non riesco a trovare la soluzione. Tutto bene, Robby, tutto bene. Ci stiamo facendo questa partitina a visage, anche se io non ci sto capendo molto. Posso dirlo sinceramente, sono contenta di non averci speso tanti soldi. Cioè, non ci ho speso niente praticamente. Perché non lo sto capendo. Almeno per il momento sono contenta di non averci speso soldi. Eh sì, è un po' me. Ah, una Mercedes. No, non è una Mercedes. In macchina c'è qualcosa, però lo vedo. Ciao zio Whisk. Ciao, come stai? Glielo facciamo lo shadino, per favore. Mi Voglio uscire.
Ah, mi devo chiudere in macchina, non ho capito. Scusi, eh. Come faccio a uscire da qua dentro io? Come faccio io? Ah. Dove stai? A parte che noi ci siamo visti da Dumbla. A me il capitolo della bambina mi era piaciuto, ma... Io sto facendo quello della stampella. Mi sa che ho sbagliato qualcosa io. Magari vedo di aggiustare la luce. E non puoi usarlo qui. Fesse solita. Oh. Ok, siamo tornati qua, no? Oggi ho dovuto lavorare persino per 3 ore. Non ho più l'età, madonna. Mi spiace. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Mi ha detto che qui ci stanno le cose, no? Io non le vedo. Cioè, che devo mettere io qua? Tutto bene, tutto bene. Sto provando questo giochino che con il Game Pass. Devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Se sapessi cosa fare, però. Ok, risuona il telefono. Facciamo così. Devo andare in sala da pranzo. Qui ti dai trofei dei capitoli, ok. Cioè, però mi inquieta. Questa mi è venuta a chiamare prima tutta caruccia. Dice, ah, sono giorni che non ti vedo che esci di casa. Ok, quello era carino. Ora adesso, hai visto qualcosa di bello in TV? Ti ricordo dove lo trovo io. Sposini. La videocassetta io non ce l'ho. Vedi, però se mi avvicino al televisore lui fa così. Perché? Cioè, la visuale cambia. Partecipate alla ruota! Che? Boh, magari vado a quella di sotto, raga, perché là pure c'è un televisore, però... Questo non dice nulla. Devo trovare il telecomando, magari. E non è qua. Mi sbaglio sempre.
Non c'ho idea. Perché poi posso spegnere la luce della dining room? Spengo tutto. L'inizio delle scale. Ora ti faccio vedere. Qui stavano proprio appoggiate qui. Ma comunque penso che la cosa sia qui il fatto. Garcia together. Ciao Vale. Ciao Vea, scusa. Acapulco Hotel with Claire. Come sta? Io facciamo uno shotino per favore? Che anche lei streama? Perdono, io mi sbaglio sempre con i nomi. E nella stessa stanza. Cioè, quindi qui. E come faccio a capire qual è l'indizio? Cioè, sono contrassegnati in qualche modo? Manco io, Jacopo. Sì, ma ci sono molto vicino anch'io, sai. Ah, ti chiami Valentina? Ok, perfetto, allora vale. Io mi chiamo Valeria. Per questo Lady Leria. Cioè, raga, io non capisco. Mi sto quasi arrendendo, non so voi. Vorrei accendere la lampada, scusi. Che bella lampada però, mi piace. Cioè, vedi? C'è tipo un cambiamento d'effetto, no? Vedi? Ah, era così. Ok, scusate ragazzi. Io mi dovevo sedere qui. Tanto io mi sono girata tutta casa, non capivo. Ragazzi, fate la ruota! Ma c'era Gesù Cristo? Oh, oddio! Aia! No, ma bello, eh! Le orecchie mi hanno abbandonato. Sì, ho preso quello. Colpi di tosse. Ah, è la stessa stanza, però in un'epoca diversa. Jacopino, non lo sapevo. Adesso no. Adesso non ho niente. Si apre. Cristiano Malgioglio. Non posso entrare. Ma è nudo?
bene. Mi dà fastidio questo effetto, però. Oh! Non mi fa passare. What the hell is wrong with this radio? What? What the fuck is this? Un anello? Oh, it better not be what I think it is. Che? Bastards. Che hai visto? What is this? Who the fuck are you? E chi sei te? Che avrò visto mai? Ah, una spia, una cimice. Quindi questo è un paranoico. Bello. Ok, ciao Sinnino, un bacione. Perdona se ci ho messo tanto. Slimy little fox. How do they come here and put all these things? I need to find every last one of them. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Fucks, you think you can find one of me? Va bene. Comunque è la stessa casa. Al buio non ci devo andare. Sto effetto VHS però dà fastidio. Cristaccio! I swear to God! Stop right there! Non si dice. Sei scemo. Cioè, quindi a che mi è servita sta storia? Ha riacceso la TV questo. Cioè, che devo fare?
come stai? Sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? Tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... scopophobia. Exactly. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of scopophobia? Course. He'll be in the transit wing. Scopophobia. Until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Cioè, quindi se... se l'era autoinflitte quelle ferite? Salvataggio in corso, abbiamo fatto... Oh, giusto. Non possiamo salvare. Ragazzi, fate la ruota. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. Non è la nostra, eh? Ok. Niente. Mano. Facciamo visage. Facciamo visage. Ti è staccato? Eh sì, direi di sì. Ciao Jacopino. Ho visto che ci sei. 323. Meeting room. Che cazzo sta la 323 qua? Storage. 3, 4. No, non è qui. Come ti senti? Com'è andata la giornata? Qua. Dove cazzo la prendo la chiave? Mi stanco.
Ho tutto il riposo fino a domani. Call to security. Code white. Emergency in room 323. Don't you dare! Oh, you fucking emergency here, in room 323. Stanno ammazzando, stanno ammazzando! Now! Get off me! Entra! Entra! E ti dico entra! Ma io non c'ho niente per... chiave lì. Sfascia tutto. Cortezza giusta potresti riuscire ad abbattere il muro. Quindi mi serve un martello, quello che avevamo visto nel tutorial. Non è che si ammazzavano, stavano litigando per la Switch. No! Andiamo un po' qua. È nello storage. Io in questo gioco lo sto capendo molto molto poco. No, io non ci vado da quella che piange. Oh, ma una cazzo di lampadina qua dentro. Accettata a te. Ho capito. Mi vuole picchiare. È una witch. Ah, cazzo, le witch. Quello della Left 4 Dead. Che non shippava le witch con gli hunters. Oh no, quel cesso mi pare di averlo distrutto io, disgraziato. Ma che non ti fa niente. Cioè, amore mio bello, no? Ma prende, togli... ecco, bravo. Oh. Puoi conservare questo oggetto, ma non mi interessa. C'è il jumpscare, non lo sento. Ah! Aiuto. No! Meeting room 3F. Tardi.
dobbiamo parlare. Niente, mi minaccia. Ti minaccio, sì, mi prendi in giro. Ma che animale sei che metti i piedi sul tavolo? Cioè, vabbè, animali su... Vabbè, se siamo capiti. Ho detto una stronzata. Transit Wing. Va a finire che mo mi strozzo con la saliva, guarda, eh. Non si apre. Ti porto in Messico, mica sono incinta, oh! La Madonna! Questa non è la transit, beh. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Falla anche tu, Tato. No? Ops. La trans. E spenga la luce. Siamo in 12, va bene, va bene. Ma se io mi nascondo qui? Comunque è bello, sono tutti capitoli diversi, no? Così ce ne facciamo uno al giorno. Che dite? Transit room. Puttana Eva. Raga, c'ho l'ansia. Cos'è la transit room? Perché se ti becchi lo scherzetto, ti leva il mod. Saraj. Oh, Paul, finalmente ti sei beccato il bacino. Questo gioco. Ma grazie.
Abbassa la leva, Trump. Fermi, capirò. Ma perché dobbiamo avere due leve? Sì, l'altra la volevo attivare, roba. Eccomi, nonna, sono io, Anastasia. Il delirio, mamma mia. Wing. Come cazzo ci arrivo? È finito il gioco del tu sei finito tutto stanotte? Ah no, è vero, ti mancava l'ultima puntata a te. Sei triste? Noi stanotte l'abbiamo ricominciata. Cioè, siamo arrivati alla terza puntata con Liquidino. No, seconda puntata con Liquidino. Sì, questo lo puoi fare. Disgraziato. Chiusa dall'altro lato. Noi rimaniamo qua. E stasera continuiamo. Maria, digli qualcosa che ti bulla. No, 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 non la bulliamo. Mannina, è dolcissima lei. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Oh, io do cazzo devo andare. Dov'è la transit wing? Mi frega un cazzo, fai esplodere le cose come te pare. E qua? No, qua c'è il coso. C'è l'ascensore e non funziona. Quanto è buono lo schiaffeggiatore sediale, mamma mia. Quello è quello dei Train to Busan, Vannina, l'hai riconosciuto? Esatto, bravo Vince. Tu sei sempre la benvenuta. Ah, ah. Era questa, vaffancucciolo. Perché mo m'aspetto? Io me butto! Tanto lo so che c'è il jumpscare! O ti me lo mandi, Paul, sul gruppo, per favore? Oddio! Che bello! Mamma mia, sei Geronimo! E adesso? Ma no, questo si butta, chiamate Bippo Bauta. Oddio la casa. Mettiamo qua sotto, non si sa mai. Sì, Mauri, i giorni sono cambiati. Il sabato e la domenica non stream. Ok, grazie Paul. Ok, di qua non si va. Bello, però mi sta prendendo.
Adesso che ho capito come fare, mi sto prendendo. Prendi un pezzetto di Formin. Tutti siamo felici. Tutti siamo felici. Com'era? Prendi un pezzetto di Formin. No, 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 no. Siamo felici senza Mauro. E infatti per quello che ti dicevo che l'ente a carbone all'inizio gira ora non capisci come ragiona il gioco. Mi piace se effettivamente sono tutti capitoli a sé. La cosa mi piace. Devo trovare l'altro occhietto. Non l'ho trovata io, l'hai trovata tu. Disgraziato, che fai? Mi dai colpa a me? Mazza, oh. Complimenti. Tu ora... Ma guarda te, oh. Disgraziato maledetto. Ciao Ventus! E si dice che me la stoffa sotto, Ventus. Ma di brutto anche. L'occhietto? Non c'è l'occhietto. Prendi un pezzetto di Formin. Noi non siamo finiti. Prendi un pezzetto di Formin. Che? Manco qui l'occhietto. E anche qui, anche lì. L'occhietto. Teoria. Sembra un pezzo di reset, vero? Ci sto pensando pure io. Dove io sono il re, il club dei fifoni. No, perché sto gioco è abbastanza ansioso. Prima stavo ansiando per tutto. La scopofobia. Che cos'è la scopofobia? Voglio di attirare su di sé l'attenzione, per questo ci sono occhi nei quadri delle porte. Ah, tutto l'esatto opposto dell'egocentrismo, insomma. Bello, bello. Esiste. Beh, se vai a pensare che la plutofobia è la paura di diventare ricchi o di ricevere denaro. Le orecchie! Quello assomiglia a mio fratello che c'ha la barba. Quando c'ha la barba. Sì, 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 ha voglia. Ce ne stanno tante di fobie, ragazzi. C'è la corofobia, ovvero che quando una persona ha paura che i suoi genitali rientrino nell'addome. In genere, sì, sono i maschietti che ne soffrono.
perché vorrei vedere la femmina come fa a dire oddio mi sto rientrando dentro la bagiugia. Ciao princess, come stai? No, eh. La vergigia. Dove è andato? Undertaker ha paura di cetrioli. Cosa? La patasgnappa. La Bertolda. Tutto bene, tutto bene. Cazzo sto guardando. Ma chi l'ha fatto sto gioco? Un malato di mente. Come si chiama la patasgnappa? Vabbè, quando ero piccola si diceva o la patatina o la ciocia, come la chiamava mia zia. Ci posso andare? Che devo fare? Che cazzo ci devo fare? La gnamarogna. Cosa? La frullalupa. Ma da te? Da te si chiama così? Ma da te si chiama la potta? La cena, lascia il lucchino, ok? Paul, che prepari di buono? Lui debuttato durante la festa di ringraziamento della stagione. C'era un uomo di Pasqua gigantesco. Gli facevo credere che avrebbe debuttato con come uomo pasquale. Uomo pasquale. Io voglio questo. Voglio questo. No! C'è anche per Moro. C'è mit. La ciccia. Il ghignolino. Noi siamo rimasti sui classici. Ciccia! Io mi faccio avanti. Ah! Non manca a far così, amore. Si può perdere in sto gioco. Non è una cosa carina. Io voglio questo. Capito quanto ci mette a caricare? Ok, ci proviamo. Mutande party.
Ma io perché se andare lì allora? Se vuoi di recuperare un mio messaggio su perché a breve andrò a cenare, ci terrei. Magari te lo scrivo nuovamente, ok? Me lo puoi scrivere nuovamente, perdonami, che me lo sono. Me lo sono perso. Perché sono molto distratta. Che devo fare io? Perché io di qua non ci posso andare? Giasoni! Ciao computer, metti la banda a tutto il volume. No. Non ti ha sentito. Signori, come state? Io sono seduta. Ecco, come sono simpi. Che lo smetto. Ciao Kilias! Kilias, ma come stai? Ma da una vita che non ti vedo. Ma streami ancora? Io facciamo lo showdino, per favore. Ehi, ehi, ehi. Insomma, io vorrei uscire. Niente, rimarrò qui per sempre. Perché? Ah. Come stai, Kilias? Già che ti ricordi... Ma certo che mi ricordo di te. Mi ricordo quando facevi... che ripitturavi le, i modellini. Me lo ricordo tantissimo. Come stai? Ti ho messo il follow su Instagram. Oh, grazie. Aspetta, mi sono perso il messaggio? Di nuovo? Volevo essere onesto e dirti che l'altra volta la tua voce mi ha fatto stare meglio. Mi trasmette tanta positività. Oh, ma grazie, princess. Grazie mille. Sei... sei carinissimo. Grazie mille. L'importante è che tu ti sia sentito meglio. Sentito meglio. Ma che disturbo, ma che scherzi. Quando vuoi sono qui. Quando ti va di stare in compagnia, sì, vieni in live e stai tranquilla. Bene bene, io tutto bene, tutto bene. Ho ricominciato a streamare da febbraio, quindi sto portando avanti la carriera da streamer, diciamo. Allora, mettiti comodo e ti racconterò di come un giovane ragazzo si guadagnò la fama di Scagliasanti. Niente. Ah, grazie ancora per il beat. Facciamo anche il momento cultura, aspettate un attimo. Allora, che il momento cultura... Diciamo che ho preso ispirazione da Mauro per il momento cultura, anche non glielo dite, non glielo dite che glielo rubate un po' la cosa. Vabbè, però possiamo condividere anche questo, ti va? Anche l'usanza dei costumi risale al periodo celtico, l'usanza dei costumi di Halloween. Il mio format è copiato in tutta Twitch, non è copiato, è preso in prestito. Dai, a me me lo concedi, vero? Dai. Anche l'usanza dei costumi risale al periodo celtico. Il 31 ottobre era dedicato ai sacrifici e le persone indossavano pelli di animali morti per spaventare gli spiriti che tornavano dalle tenebre. Ebbene sì, ebbene sì. Ci sono un sacco di cose su Halloween che io non sapevo, le sto scoprendo con i momenti cultura che sto portando io. E io Twitch lo sto aprendo poco, sto ricominciando ora per casseggiare su qualche giochino che esce a breve. Quale, quale? Back 4 Blood? Momento cultura, giusto. Bello il periodo celtico, a me piace un sacco, a me... io voglio andare a vedere l'Irlanda prima o poi, ma abbiamo un certo impegnetto, forse, che andiamo a vedere tutt'altro tipo di paese. Davvero, princess, no, non piangere. Va bene, oh, grazie. Mua. Comunque prima mi ero composto di giro in modo positivo. Oh, sono contenta. Però non voglio che piangi. Ok, ciao Vince.
Per l'amor di Dio, no, no, io non sono un veterano del caro Ion, ok, è diventato uno schifo con l'ultima patch e Battlefield 2042, ok, ok, ok. Ma io invece mi ci trovo bene con Back 4 Blood, molto carino. Però io non so che devo fare. Cioè, io non posso andare lì dentro, no? Non posso prendere l'ascensore, che devo fare? Ma se gli butto tipo la carne o il caffè, gli butto il caffè. Oppure che cos'è sta roba? Un'altra cosa di carne, niente. L'ha svuotato Moro sto coso. Ma troppi giochi. Prenditi il pass, Ventus. Cioè, il game pass è un euro. Prossima sabato di premio tu. Oh, grazie, Princess. Vado a mangiare qualcosa da... Vado a mangiare qualcosa da mangiare. Ok, Jason, sono d'accordo. Prendi un caffè, ma riesci a portarlo in live. OBS lo odia. Purtroppo lo odia. Ho capito, avevo famina. Ho capito. Ora. Lascia qualcosina anche agli altri, volevo dire, mi sono scordata. Ma forse di qui. Fate la ruota, ragazzi. Fate la ruota, che così contribuite al canale in modo totalmente gratuito. Si apre. E potete ricevere qualcosa in cambio se siete fortunati. Perché mi ha fatto entrare qui dentro, ragazzi? Io non vedo niente comunque queste cose. Oh Cristo. C'ho il salvataggio automatico. Non mi fa salvare qui. Secondo me quella carne è da così tanto tempo in quel distributore che con un supplemento di 50 centesimi esce anche la penicillina. Può essere? Beh, però vedi? È anche comodo. Che devo fare? Non si capisce. Domani, Princess. Domani alle 3. Sperando che non succeda come oggi, che mi hanno sequestrato per un paio d'ore. Però è successo e ho cominciato tardi oggi. Io non so che devo fare. Qualcuno c'ha un'idea? Qui non ci posso andare, c'è una barriera invisibile. Lì non ci posso andare perché c'è l'ascensore che non funziona. Manco a dire che mi posso mettere lì in mezzo. Mio marito. Organismo geneticamente maronne. Non guardate me, no, Bracco, no. Se no arrivo alle 16. Sì, vabbè, però mi dispiace perché in questi giorni sono stata poco costante perché abbiamo avuto comunque ho avuto degli impegni, piacevoli impegni. E però il fatto è che è successa questa cosina, mi pareva brutto non rispondere, ecco. Fate la ruota, ragazzi, dai, che siamo tanti. Vedete che tipo, si illumina dopo sto gioco, non capisco perché. Ma che devo fare? Io non ho capito. Allora, l'uscita è di là. C'è l'ascensore lì, ma io non ci posso andare. Sì, l'ho finito ieri. E ma tu stai nelle scale? Cristo!
che cazzo ne so dove stanno le scale. Lui esiste ancora, ciao ciao, che è da parecchio che non sto... guarda Kilias, io e Simone non stiamo più insieme da un bel po'. E so che fa live perché un mio amico gli sta facendo le grafiche, quindi sì, penso. Però ha cambiato nome, si chiama non mi ricordo. Sì, per me c'è ciao ciao madame da un bel po'. E ma comunque so che fa live, mi pare si chiama Irenicus Drugo, se non mi sbaglio. Ah no, di che Kilias, vabbè, succede, non ci vedevamo un sacco di tempo, eravamo rimasti così. Ci sta, tranquillo. Ho sbagliato. Sì, andate là. Sì, viva Roma, princess. Non è qui? Non è qui. Madonna, quello stava davanti a me. Ok, allora buona cena, Kilias. Ma lo stesso Simone della copia di Animal. Cioè? Della copia di Animal? Ma io non sono di Verona, sono di Roma. Ah, sì! Sì, Luigi, sì! Non finisce più sto livello, ma no. Oh no, c'è la malattia! Sì, è lui, Luigi. Voi la butto lì, che ne direste di diventare una signora Scagliasanti? Spammerò parolacce nelle live degli altri e scrivo... La signora Scagliasanti? Scagliasanti, io sono fidanzata e non mi fare manco il caso. No, dai Luigi, ti prego. Non gli andare a rompere le scatole. Nel senso, non gli dire niente, altre cose. There seems to be a... Leggi. È stato riscontrato un malfunzionamento nel sensore di carico. Risolveremo il problema nel breve tempo possibile. Fino ad allora raccomandiamo ai dipendenti di servirsi delle scale per raggiungere il seminterrato. Nell'ufficio della missione è disponibile una nuova chiave di riserva. Ok. Sì, Vannina. Pensavo che l'avessi capito anche tu. E lo conosci? Serafo, cos'è quel gattino bellissimo? Da dove l'hai preso? E che fidanzata me lo... Azzo, sì. Guardati, iscriviti da Nora. A parte che tu ci sei già iscritto da Nora, giusto? Oh dai, ma come me ne esco? Era mio cugino che mi aveva preso il cellulare. Allora aveva preso per scrivere cose senza il mio consenso. Vabbè, la frittata l'ho fatta. Ora me ne vado in un angolino e sto zitto. Ma la scaglia santi. Mi dispiace, però non si può, ecco.
Sì, da un Linora. Felicemente fidanzata. Adesso insieme a una persona. Oh, sì, ti piacerà. Lei è bravissima. Ragazzi, fate punto esclamativo ruota, partecipate al giveaway, così sostenete il canale in modo totalmente gratuito e se siete fortunati potrete vincere un qualcosina. E niente. Momento beautiful in chat, mamma mia, lasciamo perdere che beautiful mi spiccia a casa a me ultimamente. Cioè, raga, io non vorrei dire niente, però è un periodo abbastanza particolare per me e non so perché. Io non lo so perché cosa si è allineato tra i pianeti e tutto il resto, ma mi sono trovata che praticamente quasi tutti i miei ex mi sono venuti a contattare. Cosa è successo io non lo so, non lo voglio sapere. È praticamente poppato quello. Attrezzature ambulanti, mamma mia. Mercurio retrogrado, saranno gli stessi pianeti miei. La maledizione della prima runa, mamma mia. Cioè, ma io che voglio stare. Cioè, perfino un ex di 4 anni fa si è venuto a far sentire. Bloccato all'istante, ovviamente. Ti manca solo stili. Oddio, se mi viene a parlare dell'oltretomba. La Madonna ha vissuto una specie di alza morti giganti di ex. Mamma mia. Cioè, ma anche meno. Sì, sì, basta questo, Princess. È più complicato. No, dai. Non capisco che cos'è. Si capisce un cazzo questo gioco. Sì, ma adesso proprio? Quando il piantino istantaneo tornano le persone che trattavano bene, gli diano un enorme complimento. No, io non lo prendo come un complimento perché comunque mi fanno incazzare tutti quanti, quindi. Ma io che devo fare? Ma perché? Posso farmene da uno che stampelle poi. Questo gioco vi giuro non lo sto più a capire.
basement. Non niente. Uomo trovo in faccia, guarda. Vedremo il secondo. Sì, ho capito, però anche me. Il bello è che non puoi nemmeno menare perché ti daranno noia assolutamente. Scappa, questa è la caposala che ti deve fare la puntura. Niente. È un mitra, sì, sicuramente. Ah! È qui. Ma non mi stava nemmeno seguendo. Tutta sta cacciara per cosa? Ci si è buttato proprio a pesce, tipo wow. Comunque grazie Sarah, grazie Scaglia Santi per il beat e per le sub. Ciao dottor, ciao, come stai caro? Ma non finisce mai sta roba. Ma io pensavo che erano episodi. Non ci sto a capire una sega questo gioco. Li adori? Davvero? Io adoro Peter Steele. Qual è la tua canzone dei Type of Negative preferita? Ti devo far parlare con un ragazzo che lui è molto più bravo di me. Un attimo. Ma ancora! Per i beat per me è una casina per farmi conoscere per le mie cassatelle. te l'ha fatto Serafo. Che devo fare? Perché sto gioco non mi dice quello che devo fare? Tutto che così poi vi faccio i ringraziamenti. Ah, questo si apre, ok. Scusate, che mi perdo ogni tanto per fare in fretta. Thank you.
Tieni un attimo. Non posso salvare. Perché la partire la guerra? Vorrei saperlo pure io. Se lo fai un'altra volta ti prendo e ti scaravento fuori dalla finestra. Aspettate un attimo, che abbasso un po' il volume. Dinosauri, sta su Disney Plus. Orribile, mamma mia. Che ne so io dove posso bypassare sta cosa. Non c'è niente. Cioè davvero comincio a odiarlo, eh. Dovrei spegnere la... qualcosa? Aspetta, qua si apre. Ragazzi, fate la ruota, mi raccomando. Fate punto esclamativo ruota per partecipare al giveaway. Così sterrete il canale. Control room. Orca trota. Col cazzo che ci vado. Guarda, tutto. No, stai scherzando, vero? Ciao Sky e Santi, un bacione! Quanti siamo alla ruota? Io vorrei almeno un punto di salvataggio per finire sta parte. Non chiedo tanto, no? Posso dire 16. Dai ragazzi, mancano 4 iscritti che arriviamo a 20. Dai. Iscrivetevi, dai, che siamo a 25. Siamo tornati indietro, ok. Non si apre. Questa non si apre.
Perché mi fai venire qua sotto? Sala di controllo ce l'abbiamo. Non si apre. Non si apre. Anche l'occhino, sì. Io lo so che me li trovo in faccia. Becille. Io devo respirare, se no ci lascio le penne oggi. Guarda qual era la porta, quella. Questa. Ok. Quindi qua dentro ci troverò la tessera, immagino. Ve ne posso andare da sto posto maledetto. Ok, è salvato. Sento delle catene, non mi piace. Ciao Franz. Ciao, come stai? Ciao Randaggio. Ah, i piedini di Okami. Ok, ci siamo. Ah, sei morti di prima. Oddio, come non mi fido. Come non mi fido, ragazzi. Come non mi fido. Beh, che devo fare? Ah, li devo buttare fuori. Mi pare più che giusto. Ti prego. Ma tu sei scemo. Tutto bene. L'importante è quello. Io sto cercando di sgombrare un ascensore. Per i coglioni. Dai, che è l'ultimo. Vai fuori. Vai fuori, schifido. No, no, no. Dio mio. Aggraziato. Mamma mia. Dio. Ciao. Salve. Io passo, eh.
Fuck you, Dwayne. Ma fuck you too! Stai giocando? No. No. Ma non mi puoi fa questo. Io? E certo, no. Muore mortacci vostra. Non so perché mi è venuta in mente la GIF de Nora. No, non mi toccare, che mi fai schifo! Mi è andato a fanchiulo. E io me ne vado, e io me ne vado, mortacci tu. E io me ne vado. Mamma mia. La vedo, l'uscita, la vedo. Tanto lo so che me ne spunta uno adesso. Però con quale calma? Adesso sento... Notte di stecca, ho l'acquolina in bocca, e stasera c'è carne di manzo per me! Adesso mi sta laggando, non so perché. Ehi, mi lagga! Come non si apre? Che devo fare io qua? Scusate. Ma c'è il mio audio preferito e nessuno mi dice niente. Notte bistecca. È l'audio personale di Mauri. Che devo fare io? Non posso tornare indietro. Che faccio? Perché mi lagga così? Ma adesso che devo fa? Oh. Capito. Ah. Ma si ricomincia. Quindi è finito un capitolo. Sì. Quindi basta per oggi. Devo andare a cena poi. Ragazzi, fate la ruota, fate adesso la ruota che... Facciamo l'estrazione. Dai, mi sta piacendo. Domani facciamo il capitolo della bimba, che mi ha detto Sarafo che è molto carino. A lui è piaciuto. Quindi fate adesso l'estrazione, ragazzuoli. Vediamo quanti siamo. Dai, ne mancano due per arrivare a 20. Ce la facciamo? Dai. Dai, fatemi contenta, arriviamo a 20, dai. Mamma mia che stanchezza. Questo gioco mi ha fatto partire davvero i polmoni. Mi do questo minutino e facciamo l'estrazione.
Grande che poi mi rimettono le cose di Kinguin. Beh, comunque un capitolo del genere si dovrebbe riuscire a fare, anche se più avanti le parti dell'ospedale dovrebbero essere un po' più lunghe. Davvero? Perché scrivermi una volta? Vediamo un attimo. Vabbè, fa niente, ragazzi, fa niente. Vediamo un po' chi lo riceve. E cosa riceve. Anche perché con Kinguin sono fermo a 4 euro, eh. No, vabbè, 1 euro. E niente. E lo vince. Dottor Talkerton! GG! GG! Il tuo premio poi lo trovi nella sezione reward in alto a destra. Clicchi sul tuo nickname, vai poi nel tuo profilo e qui sopra trovi la sezione reward dove troverai il tuo premio. Ok? Non si butta via niente, giustamente. Facciamo i crediti. No, ho sbagliato. No, no, no. Ciao. Ehi. Ehi. Ok. Grazie per aver supportato il canale con i cheers di Skaia Santi e di Nenina, i moderatori, vabbè, di Xper, Moro, Mauri, Vince, i follower Tiles, la sub di Serafo, di Paul, di Luigi, di Vannina e di Princess, l'host di Paul e Red di Nintendino. È regalato, chi si lamenta? Sì, sì, infatti. Bellissimi, scusate, vi ho dovuto lasciare il lurchino. Di che, Ventus, ma che scherzi. Comunque, adesso rimanete che facciamo un raidino come si deve. Sì, sì, ce ne andiamo da... Da chi ce ne andiamo, ragazzi? Da chi ce ne andiamo? Ce ne andiamo da Leda Inferi, dai. Bene? Sì. Ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti fino a quest'ora con me, spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani sempre con Visage, vediamo di fare anche il secondo episodio, se poi vediamo che diventa un po' troppo ostico come gioco lo droppiamo e facciamo altro. Però sinceramente non è che mi sta divertendo troppo. Nori! Ciao Nori, un bacione. Non è che mi sta divertendo tantissimo questo Visage, lo facevo un po' meglio. L'ho sopravvalutato un po'. Però vediamo, domani gli diamo un'altra possibilità e vediamo insieme. Io vi ricordo che c'è anche il gruppo Telegram, quindi se volete iscrivervi al gruppo, joinate tramite questo link. Vi mando un bacione, vi auguro buona serata a tutti e niente. Ci vediamo domani, vi voglio tanto bene e date tutto il vostro supporto a Leda, che se lo merita, che è una bravissima streamer. E Nori TVB! Un bacione a tutti! TVB a tutti!